Ciao ragazzi, benvenuti su Vlog, sono un soggio, ragazzi, qui nella Stream House. Oggi ragazzi voglio provare a fare il salto laterale. Avete presente? Quello dove vedi tutte le persone che corrono, poi si girano, saltano e fanno tipo una cosa tipo tutto così. Cioè una cosa molto 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 figa. Ecco, a me ha sempre affascinato molto, perciò sono troppo curioso di provarla. Ovviamente non so da dove iniziare, però questo non è un problema, perché ovviamente noi abbiamo sempre internet. E internet c'è, sa tutto, ok? Il problema è che non so io come fare le cose, però secondo me ce la possiamo fare. Speriamo ovviamente di non farci male, però dai, secondo me sono fiducioso, potrei riuscire a farcela. Regà, la primissima cosa che ho visto su internet sarebbe bisogna imparare a fare la ruota. Perfetto, questa cosa io l'ho sempre fatta fin dalle elementari, quindi cioè dovrei essere a posto per questa cosa qui. Un attimo che ve la faccio vedere, cioè sempre se riesco ancora a farla, questa non si sa. Ok, perfetto, questa cosa qui c'è ancora, quindi top. Ok raga, poi la seconda cosa dice bisogna esercitarsi a fare il salto in avanti. Io il salto in avanti, fratello, non l'ho mai provato, quindi noi dovremmo fare quello laterale, perciò direi che possiamo saltarlo, no? A posto. Bisogna avere un materassino, non è un problema perché tanto io userò il mio letto, così se si spacca dormirò per terra, quindi anche per questo siamo a posto. Ok, ho visto un pochettino in totale che cosa c'è da fare su internet e dice che bisogna prendere una bella rincorsa, cioè prima di tutto bisogna prendere prima confidenza con il movimento. In pratica come bisogna fare questa cosa qui? Magari un tuo amico si deve mettere così e poi tu ovviamente devi attaccare la tua schiena alla sua e provare a girare, così un pochettino capisci come funziona questo movimento. E poi quando hai preso confidenza con quel movimento lì bisogna prendere la rincorsa, poi ti giri un pochettino, salti, ti chiudi e dovresti riuscire a fare questa rotazione. Sarà parecchio difficile, raga, però noi ci proviamo ugualmente. Perciò adesso come prima cosa cosa dovrò fare? Bisogna smontare tutto quanto, bisogna lasciare solamente il materasso e iniziare l'avventura. Molto bene ragazzi, noi ci siamo, siamo pronti. Non ho ancora iniziato a fare nessuna acrobazia né niente. Non mi sono neanche scaldato, cosa che va fatta. E non la farò, ok? Perché voglio subito provare questa acrobazia, no? Perciò, ciabatte, le togliamo. Sono in jeans, ma sono dettagli, vabbè, tanto sono un pochettino elastici, perciò ce li facciamo bastare. Ovviamente io non seguirò il tutorial. Regà, voi sta cosa non fatela. Cioè, se, affiancatevi sempre da professionisti, non come sto facendo io. Io ovviamente il tutorial non lo seguirò, ma farò di testa mia. Secondo me, facendo solamente di testa mia, posso riuscire, cioè, ad arrivare a qualche conclusione. Ok, allora, per il momento facciamo dei salti, ok. Riscaldamento l'abbiamo fatto, però ci siamo a posto così. Ok, andiamo. Ah, fratello, ho sentito l'anca. Ok, no, 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 anzi, ragazzi, ci scaldiamo che è meglio, perché sennò è la fine. Ok, ragazzi, dopo il riscaldamento, cioè, speriamo di non sentire altre ossa, perché sennò è la fine. Ok, andiamo. A parte che devo saltare un botto, poi mi devo chiudere. Non so manco io com'è questo movimento, se è fatto bene o male, però speriamo che sia decente. Ma se prendo la rincorsa non è meglio, proviamo. Non sto capendo niente, raga. Mi vado a vedere altri tutorial che è meglio. Di testa mia, no, niente. Raga, ho appena rivisto la clip, poi ho visto pure altre clip, cioè perciò ho messo a confronto il mio movimento con i video su YouTube. Non ci sono per niente, perciò è meglio seguire una base, cioè di qualche professionista. Allora, devo avere la testa verso il basso, perché devo fare proprio una ruota però senza mani, cosa che non ho fatto. Perciò magari prima facciamo delle ruote con le mani, poi pian piano proviamo a toglierle, capito? Proviamo poi a fare con un braccio, poi senza braccia, capito? Così magari il movimento sarà molto più pulito e giusto, possibilmente. Ed eccoci qua, raga. Allora, facciamo delle ruote. Ok, sono già partito a farla con una mano, cosa che non va bene. Facciamo prima con due, perciò è meglio seguire un tutorial. Ok, e qui ce l'abbiamo. Togliamo un braccio e vediamo un po'. Ok, più o meno c'è anche questo. Adesso devo capire come togliere le braccia. Here we go. Oh, mamma mia. Fra,
fa un po' male, però possiamo riuscire davvero a farcela. Diciamo che anche questa è fatta, no? Se io adesso faccio così, salto. Perché prima facevo questo, saltavo e cioè giravo così. Invece devo girare proprio sotto. Riproviamo. No, no, mi sa che ho fatto la stessa identica cosa. Non va bene così, non ci siamo. Forse sto migliorando, Pian piano, raga, possiamo riuscire a farcela. Allora, raga, sto guardando altri video su internet per capirci meglio e ci sto capendo sempre meno. Perché? Perché alcuni, tipo, fanno il movimento, tipo, con la testa verso il basso. Altri, invece, fanno il movimento come l'avevo fatto io inizialmente. Tenendo, tipo, mezzo sdraiato, tipo, una cosa del genere. Comunque che la testa, tipo, non va totalmente sotto. Vediamo come mi riesce più comodo e continuo ad esercitarmi in quel modo lì. Oh mamma mia, fratello. Non va mica bene con i calzini, eh? No. Sono spaventato, mi sa che li tolgo, è meglio così. Guarda, raga, tra un po' finivo dentro la finestra. Ma che oh! Raga, ce l'ho fatta! Questo, cioè per i miei standard, è stato molto 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 buono, eh? Perciò ragazzi stiamo andando nel verso giusto. Secondo me tra poco riuscirò a farlo molto più pulito. Com'era questo? Mi sembrava schifoso. Mi riposo un pochettino perché sono distrutto e poi riproviamo a farlo. Cioè che poi raga, una cosa che non riesco a fare è tipo chiudere le braccia e tenerle vicino al corpo. Ma viene sempre tipo da tenere le mani a caso aperte, cosa che non va assolutamente bene. Metà del movimento ce l'ho. Però una cosa, devo saltare ancora più in alto, capito? Così ho molto più tempo. E che il ponte mi devo chiudere. Se mi chiudo, già dopo forse avrò più rotazione. Mannaggia la miseria, sta roba fa paura. Mi sono riposato circa un quarto d'ora. Ovviamente, cos'è? Non si riprende, frate? Riprendiamo assolutamente. Questo era buono. Però ovviamente, visto che io non ho sempre le mani attaccate al corpo, infatti ci ho tirato una ginocchiata su una mano. E infatti me la sono distrutta. Porca di quella putt... Ce la faccio più io. Aio. Raga, mi sono fatto malissimo. Mi fa male metà fronte qua. No, basta. Io non mi fido più. Di sicuro continuerò a farmi stramale. Basta così, raga. E perciò ragazzi, da come avete visto, cioè, è difficilissimo. Poi, soprattutto io che sono già un impedito di mio, per me è stato già anche un grandissimo traguardo. Però non è finita qua, eh. Prima o poi, ragazzi, prima o poi lo imparerò. Poi, senza parlare che ad un certo punto ho saltato, ho girato, poi mi sono beccato la mano, che in effetti, cioè, è alla destra e mi sta facendo pure male ancora adesso. Poi, all'ultimo salto, che cos'è successo? Non l'ho capito manco io perché... ad un certo ho sbattuto, boh, da qualche parte. Infatti, raga, qua mi fa un po' male. Boh, cioè, è assurdo. Però io, ragazzi, prima o poi riuscirò assolutamente a farlo. E perciò, noi, ragazzi, mi arrivate alla fine di questo vlog. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento magari. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo vlog. Bella, raga!